mi sono avvicinato al mondo dell'hip hop negli anni 90 in maniera un po' scoordinata, diciamo così, perché ricevevo un sacco di input che però non identificavo come hip hop. Vedevo, che ne so, i pezzi in linea, i b-boys che ballavano, sentivo della musica che poi ho imparato a chiamare rap, che era fortemente ritmata, e mi piaceva istintivamente. Diciamo che sono stati tre gli eventi che mi hanno fatto prendere coscienza, o comunque mi hanno dato una trambata di quelle bestiali. Uno è l'album Apocalypse 91 dei Public Enemy, che mi ha passato un mio amico alle medie su una cassettina marcissima. Poi l'incontro con la mia prima crew, una quindicina di ragazzi con i quali ho formato una crew che si chiamava DNA. E poi la conoscenza di due persone che sono state invece quelle che mi hanno fatto capire esattamente cosa stessi facendo, che sono Scream e Double T. Chiedi alla penna quanto sangue versa, linfa espressa in versi, inchiostro sopra il foglio getta, a raccontare eventi in questi tempi persi troppo in fretta, la vita è una matita che si spezza. Ipnosi collettiva, il titolo del mio disco, si riferisce principalmente allo stato mentale nel quale viviamo immersi quotidianamente, e che è provocato dal bombardamento incessante di una serie di messaggi superficiali più che subliminali. Nelle varie tracce mi preoccupo di più di sollevare quelli che sono secondo me degli aspetti problematici della vita di tutti i giorni, cercando di rendere una serie di immagini che siano senza forzature. Il mio messaggio principale è: guardati attorno, esci di casa e stai coi piedi per terra. Il male preme sempre sulla schiena, lo esprimo per spezzare la catena del sistema che mi lega questa era. Sì, certo, l'hip hop può essere un'arma efficace contro l'ipnosi collettiva. In realtà è un'arma a doppio taglio, nel senso che non è tanto il mezzo quanto quello che uno mette nel mezzo. Nei momenti bui non conta. E poi l'hip hop è un mezzo che ha un potenziale di comunicazione che è dirompente e non può essere racchiuso, quindi cioè basta uno sguardo, ci sono dei codici che non sono quelli che noi siamo abituati ad utilizzare tutti i giorni per comunicare, e per questo non possono essere catturati nel pacchettino preconfezionato che ti devono sbattere in faccia tramite i mezzi di comunicazione. Del rapporto tra cinema e hip hop ti dico che è un po' la mia cifra stilistica, cioè io quando ti faccio sentire un brano cerco sempre di fare in modo che sia come quando tu vai a goderti un buon film, cioè una scrittura che ti dia principalmente delle immagini che tu puoi associare alle cose che dici. Scampo silenzio, chiede solo rispetto in casa. Chiedi a lei, sacra scrittura, è lei che mi protegge sempre. Ogni volta che appare il buio fa parte di me, mi ascolta quando non c'è scampo. Il silenzio, chiede solo rispetto in cambio. Dunque, Street Art Academy è principalmente un insieme di persone che si occupano di hip hop, delle sue discipline e della loro trasmissione alle nuove generazioni. Negli anni poi ho cercato di mantenere questa spinta a utilizzare l'hip hop come un mezzo per educare le nuove generazioni alla responsabilità, alla consapevolezza di se stessi. In realtà non ho inventato niente, cioè esiste questa roba da quando esiste l'hip hop. Io in realtà ho scoperto che mi dà più soddisfazione di quanta ne possa dare io agli altri quando lo faccio, semplicemente. Da un paio di anni a questa parte ho intrapreso un percorso più continuativo rispetto a quelli precedenti, grazie ai coordinatori di due centri di aggregazione giovanile, quello di Cesate e quello di Garbagnate. Lo scopo dei laboratori è quello di mettermi a confronto con le nuove generazioni, capire quali sono i loro gusti e trasmettere le cose che io ho appreso da chi mi ha preceduto e dalle esperienze che ho fatto. È una specie di confronto di esperienze, io non è che vado lì a insegnargli che cuore fa rima con amore, ovviamente. Non c'entra con il clero, anche se parla con lo spirito. Un abbraccio va alla mia crew: Night Skinny, CMS, Sir Bod, Question Mark King, Nazareno, Mental Detector, e a tutta la gente che in Italia spinge l'hip hop a 360 gradi. Grazie Sound 36 e a tutti gli ascoltatori, da Mastino, il tuo speaker di fiducia, un big up. Lei non scende a patti e sa il tuo vero nome, né davanti ad un computer quando schiaccia le tue icone. Contatta con entità tali da modificare prospettive quando scrive. Conta un cazzo con che versi cerchi di intortarla. Quattro parole in croce ti inchioda la tua ignoranza.